Bentrovati amici di Gustare Sicilia. Oggi ci troviamo a Belpasso in provincia di Catania. Belpasso, la città delle 100 sculture. Questo progetto ideato dall'amministrazione comunale, un progetto che prevede un concorso chiamato Simposio Internazionale di Scultura in Pietra Lavica. La pietra lavica, il nostro oro nero dell'Etna. Questo concorso prevede che tutti i giovani artisti, scultori di tutta Italia possono parteciparvi realizzando una scultura, una propria opera d'arte in pietra lavica. Ma adesso ne scopriremo di più assieme al sindaco della città di Belpasso, Carlo Caputo. Sindaco, benvenuto a Gustare Sicilia. Sicuramente un'iniziativa lodevole, questa delle 100 sculture, e si segna una pagina importante della storia artistica e culturale della città di Belpasso. Sì, grazie alla collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Catania realizziamo dei simposi sia nazionali che internazionali, dove partecipano scultori, allievi e professori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, e si realizzano queste sculture che saranno disposte lungo le vie principali della città e nelle piazze della città per realizzare un vero e proprio museo a cielo aperto, quindi un investimento in arte, un investimento in quella che chiamiamo bellezza. Grazie sindaco, e quindi cosa aspettate? La città di Belpasso, la città delle 100 sculture, vi aspetta. The tower's got to be.